Peace and love! Mesi ritorno a fare una puntata di Magical Mystery Music. Per chi non l'avesse ancora intuito, parliamo di una band seminale per la storia del rock moderno, che ha cambiato le carte in tavola a un certo punto. Intendo i The Cult, una delle mie band preferite. Vedrete tutti gli album che appartengono alla discografia ufficiale della band. Mi mancano i side project e quelli delle band precedenti. I The Cult chi sono? Fine anni 70, un giovane ragazzino cresciuto nel Canada, Ian Ashbury, cresce in questo ambiente freddo, innevato, a stretto contatto con le ultime vestigia di quelle che erano le tradizioni degli antichi indiani d'America, molto forti in quella zona, e quindi cresce con questa passione, una tradizione che fondamentalmente non gli appartiene. Torna poi in giovane età in Inghilterra, viene assorbito dal gorgo del nascente goth, post-punk, death rock, e fonda una band chiamata Southern Death Cult, che prende il nome da una tribù di indiani del Nord America, per l'appunto, di cui si sospettavano certe pratiche necrofile legate alla morte in modo non convenzionale. L'altro membro fondatore della band è Billy Duffy, che non è un cartone animato della Hanna-Barbera, ma un chitarrista che viene da una band di più oscura, più cattiva, se vogliamo, i Theater of Hate, Teatro dell'Odio, di cui ho forse solo una vecchia cassetta che non ascolto da tanto tempo, comunque assimilabili forse a Rhodes Williams, e con contatti anche su altre band che non hanno sfondato, ma che comunque fanno parte ancora adesso del culto underground, vedi Sex Gang, Children. I prodotti dei Southern Death Cult sono molto rari, si tratta fondamentalmente solo di un 45 e di una specie di album che raccoglie il materiale d'archivio che non era stato utilizzato. E quello che di solito fanno le band quando raschiano il fondo del barile, l'hanno fatto all'inizio. Southern Death Cult si uniscono a Billy Duffy e diventano semplicemente i Death Cult, si accorcia il moniker. E sotto questo nome anche esce il solo prodotto, un EP rarissimo che io in Inghilterra non ho visto, non ho trovato neanche in vetrina. Proseguono il sodalizio finché non accorciano ulteriormente il moniker e diventano The Cult, semplicemente. Questo messaggio che c'è nel nome, che suggerisce un interesse per la religione, per la spiritualità, fa presa. Il primo album realizzato un po' in sordina è Dreamtime, con questa copertina pitonata, al centro questo volto tribale foderato con la bandiera americana. All'interno troviamo la formazione che non sarà mai definitiva, perché i The Cult hanno la caratteristica di cambiare batterista quasi ad ogni album. Il progetto ruota intorno a cantante e chitarrista fino al momento in cui non litigheranno, non si troveranno più bene insieme. Ci sarà uno split non dichiarato nel 1995. Comunque il primo prodotto è questo qui. È un po' acerbo, prende le misure, il primo album di una band generalmente è sempre esplicito per quel che riguarda il futuro della band stessa, ma sappiamo tutti che il vero marchio di fabbrica, quello che permette alla band poi di affermarsi, in genere è il secondo album. Quasi sempre è stato così, era, perché non si parla più di questo discorso, adesso si ha il numero di visualizzazioni che si fa su YouTube con il nuovo singolo, però è un altro mondo. L'album contiene 13 pezzi, in origine penso che fossero di meno, questa è la versione poi rimasterizzata. Da che cosa si differenzia The Cult
rispetto alla scena dell'epoca. Per il livello di contaminazione subito inserito, vengono entrambi da realtà, come ho detto, goth rock. Questo album vira di più sul rock e meno sulla new wave. La produzione è un po' così. Leggendo i titoli si capisce già che tipo di sound possono suggerire. Horse Nations, Spirit Walker, che poi è il singolo, e qui c'è il maxi single che contiene Bone Bag, intendiamo la borsa delle ossa con cui si fanno le previsioni da parte dello sciamano. Flower in the Desert, ecco, quest'aura di solitudine, sacralità, interiorità, spiritualità, guardare dentro di sé è la caratteristica dei lavori, soprattutto della prima parte della carriera dei The Cult. È riflessivo, ma ha quella carica elettrica che permette di trasformare messaggi che normalmente non sarebbero commerciali in canzoni orecchiabili, ascoltabili, ben cantate. L'identità della band ruota soprattutto intorno al carisma del frontman. In Italia non hanno mai avuto un gran seguito, soprattutto in Inghilterra, per un certo periodo in USA, in Canada sicuramente, forse in Australia, però da noi in tutta l'area mediterranea sono una band di nicchia. Edge for a Dream, Butterfly, Go West, forse c'è anche il video per il gimmick. Flower in the Desert, Dreamtime, Rider in the Snow, Bad Medicine, Vals, Bone Bag, Sea and Sky, Resurrection Joe. Ecco, quindi la versione completa contiene per l'appunto i pezzi, i b-side del maxi single. Dreamtime non viene accolto benissimo neanche sulle recensioni di Kerrang, mentre la dimensione live della band ha tutto un altro appeal. Vengono criticati perché la scena, che stiamo parlando del 1984 all'epoca del primo album, ricalcava le gesta delle band psichedeliche di metà anni 70, molte delle quali però erano ancora in attività. Il giornalista inglese tipico accusava Ashbury di non essere originale, i Cult di essere dei cloni, mentre non è così. Nulla hanno a che vedere i gruppi rock psichedelico prog del decennio precedente con la new wave, e i The Cult uniscono questi due mondi. Poi però il secondo album, che dicevo è uno di quelli da avere perché è nella top 100 degli album imprescindibili, stiamo parlando di Love, amore, ero talmente fissato con questo album che il mio giubbotto da rockettaro per andare alle serate, con tutte le toppe che si potevano scegliere, ha ottenuto proprio quella di Love. Riporta in copertina e anche dietro una serie di simboli misticheggianti che forse poi non vogliono dire nulla, però c'è un misto di simboli. Ma per chi è appassionato di esoterismo, culture antiche e quant'altro, si possono rivedere i tipici simboli. Grigio su nero, si apre così. Oggetti sciamanici, la foto dei tre musicisti. Ma quel che conta in realtà, a prescindere dalla confezione che già di per sé è accattivante, è il contenuto, la musica. Iniziamo subito con Nirvana, che non è un titolo a caso. La band che 10 anni dopo ha spazzato via lo hair metal si ispira dichiaratamente a questo se non sound, diciamo concetto di ricerca dell'interiorità rispetto alla forma. Big Neon Glitter, che è provocatoria. Love, quella che dà il titolo all'album, in realtà è un pezzo di tutti i pezzi dell'album forse quello più trascurabile. Brother Wolf, Sister Moon è una cavalcata lisergica fatta proprio per viaggiare attraverso mondi. Rain, la loro canzone penso la più famosa, mi hanno anche rotto le scatole le serate perché mettono sempre quella. Dico, ragazzi, hanno fatto pochi album, però cambiate pezzo ogni tanto. Phoenix contiene un non assolo. Billy Duffy si scatena, produce questo pezzo che a un certo punto sfocia in un assolo che è difficilissimo da seguire, che è proprio qualcosa di dissonante. Hollow Man, Revolution è un altro pezzo molto famoso. She Felt
Sanctuary, quello che poi verrà reinterpretata con un singolo anni dopo, Hack Angel, l'angelo nero, per finire con Cult. E quindi quest'album, se potete sceglierne solo uno, ascoltate questo. Si può ascoltare e riascoltare decine di volte, non è mai uguale il riascolto. Dicono alcuni, seminale per tutto il rock che è venuto dopo, perché contiene una serie di intuizioni, non so nemmeno come definirli, intervalli forse, di aspettative per quello che poi diverrà la musica nel decennio successivo. L'alternative rock di tutti i 90s forse prende le origini anche e soprattutto da qui, portati dove non si pensava che si potesse andare. È un ragionamento un po' contorto il mio, è meglio se ve lo sentite così capite quello che voglio dire, spero. Segue sull'onda del grande successo soprattutto di pubblico, non subito di critica, perché l'album è stato ricevuto e interpretato male al suo debutto, quindi l'attività live è stata molto intensa. E qui ci sono le foto d'epoca di come si presentava sul palco il cantante con il suo entourage, con gli altri. Questo è Billy Duffy, con il suo tipico orecchino. E poi abbiamo la sezione ritmica del tour, che è diversa, se non sbaglio, da quella della registrazione dell'album, almeno per quel che riguarda il basso. Purtroppo bisogna dire che la dimensione live della band dopo il debutto è andata sempre scemando, sempre calando. Allora, Cultmania live, penso, dubito, sospetto, forse non ufficiale. Perché? Perché sul lato B c'è Resurrection con due S e una sola R, hanno sbagliato a scrivere il titolo. C'è in finale, per chiudere, un medley tra Wild Thing e Lui, che sono due cover che diventano una canzone, perché il repertorio era ancora piuttosto povero, con solo due album al seguito. Il live è piuttosto corto. E proseguiamo e raggiungiamo la svolta. Dunque, io quest'album per tanti anni ce l'ho avuto in audio cassetta, poi me lo sono ricomprato perché semplicemente è electric. L'ho ascoltato così tante volte anche nel Walkman, quando andavo a far jogging, tipo 20 anni fa, 25. Non che abbia smesso di fare jogging, ma non vado più con il Walkman perché adesso ci sono i lettorini MP3 che pesano un grammo e sono molto più comodi. Ho consumato la cassetta, me lo sono ricomprato perché questo è l'album che contiene il maggior numero di potenziali singoli, secondo me, di tutta la loro discografia, partendo da Wildflower, poi Peace Dog, Lil Devil, contiene anche il video, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, King Contrary Man, molto orecchiabile, Love Removal Machine, un vero e proprio inno all'insensatezza, Born to be Wild, famosissima cover degli Steppenwolf, che poi va a comporre la base della colonna sonora del film Biker per eccellenza, no? Easy Rider, e poi rifatta da tantissime band. Una delle cover migliori è quella dei The Cult, anche se io preferisco quella di Zodiac Mind Warp and Love Reaction, un altro inglese pazzo che è molto più vicino alla mia sensibilità attuale rispetto a Ian Ashbury. Comunque poi abbiamo Outlaw. Uno dei miei pezzi preferiti è Memphis Hip Shake, che fa un po' il verso a Elvis Presley, secondo me. Ecco, quest'album non ha più nulla di New Wave, non ha più nulla di post-punk e di gothic, è semplicemente una virata, una sterzata brutale nel campo del hard rock più semplice possibile. Sono stati criticatissimi, sono stati ampiamente criticati per via di questa scelta drastica che li ha, secondo la critica, riverniciati come AC/DC band. Solo che il pubblico anche questa volta se n'è fregato. Questo è la loro hit totale. Hanno venduto così tante copie da elevare in classifica di diverse posizioni anche le band che in quell'anno suonavano come loro. 1987, tutti i gruppi hard rock, pop rock sono saliti in cima. Tanto poi che nel 1988, se non ricordo male, la band di supporto del tour dei The Cult erano i Guns N' Roses, che poi si sono
pure prestati il batterista. Quest'album corre via veloce, Electric, è proprio la semplicità fatta musica. Prima di Electric e durante il live comunque vengono anche prodotti una serie di singoli. Questo l'ho preso in Inghilterra, ci sono Revolution e sul lato B All Souls Avenue, sempre con la tipica grafica che ha contraddistinto quell'album e che ha dato un'estetica a tutto un tipo di copertine. Passiamo oltre. 1989, due anni dopo il successo di Electric, concluso il tour, vanno di nuovo in studio e producono Sonic Temple. Sonic Temple, il tempio sonico, è un po' la ripetizione, secondo me, di Electric, cercando di recuperare una profondità di linguaggio, una maggiore articolazione delle parole proprio nei testi e anche facendo qualche brano un po' più spinto dal punto di vista della complessità delle composizioni, tuttavia cercando anche di agganciarsi alla mega ondata di hair metal che dall'America ha invaso il mondo e ha fatto risalire di quotazione come, non so, i Def Leppard. Questo tentativo è andato a buon fine, ma non ha venduto come l'altro album. La copertina emblematica, schitarrata sul campo, abbiamo Sam King, Fire Woman, American Horse, ED è una ballad molto 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 triste dedicata a un bambino che è passato a miglior vita in anticipo. Sweet Soul Sister, Soul Asylum. Come per i Manowar, la parola più pronunciata nella totalità dei loro testi è LOUD. Per i The Cult, penso, anche se non le ho contate, che sia Soul, anima. Poi abbiamo New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time for Freedom. Infatti è uscito anche il maxi single, ED, con Medicine Train come seconda track e sul lato B Love Removal Machine Live, e ha avuto veramente una risonanza mediatica non discreta. Un altro simbolo che ricorre frequentemente è la croce. Se volete commuovervi, ascoltatelo. Cercate ID. 1984-1989, diciamo che in soli 5 anni possiamo considerare conclusa la prima parte dell'iperbolica carriera della band, la quale anche per gli eccessi fisici e non del cantante e le continue tensioni con l'altro fulcro della band, che è il chitarrista, comincia a segnare il passo, affaticata dalla vita on the road, da problemi anche con la legge, perché Ashbury in più di un'occasione ha commesso crimini, diciamo atti osceni in luogo pubblico sul palco, ha dato in escandescenze in alberghi e fatto uso di sostanze illegali, si è fatto arrestare. Ora ci sono i gruppi pop che forse hanno questi contrattempi. Quindi tutto ciò, unito alla stanchezza, comincia a minare le basi della solidità del progetto. C'è da dire che la svolta del 1987 con il suono commerciale è portata soprattutto dalla produzione. Ezrin e Rock, due produttori che in studio hanno dato la loro benedizione, hanno portato al successo in cima alle classifiche parecchie band, anche in seguito Slipknot, Metallica e band grandi, tuttavia snaturano un po' il concetto che era quello della spiritualità, della visione di un mondo altro. Questa visione tipica proprio degli indiani d'America ritorna quando la band ha un inizio di declino con questo album che si intitola Ceremony. Ce l'ho in audiocassetta, pensa te, The Cult. Sulla copertina c'è questo bambino indiano dallo sguardo innocente che guarda fisso verso di voi. Il disco riprende le tematiche approfondendole e virando ancora di più verso la, chiamiamola, antropologia della musica, con Ceremony, Wild Heart is Son, Hermofo, White, Full Tilt, Heart of Soul, e di nuovo la parola soul in un titolo, in un testo, Bangkok Rain, Indian, Sweet Salvation e Wonderland.
L'album è discreto per quel che riguarda la musica, non, è un po' ridondante, è molto profondo per quel che riguarda i testi e purtroppo non ottiene il successo dei precedenti. Prodotto da Richie Zito, che non conosco. Cambia la casa discografica, abbiamo la Virgin Records. L'album va ascoltato insieme a Love. Salta la lunga e fortunata parentesi hard rock per ritornare alla psichedelia oscura. Io ho trovato questo, un bel 45, come dicevo prima, in Inghilterra si trovano facilmente. Wild Hunter Sound con l'indiano adulto che ha raggiunto la maturità e ha ottenuto lo status di guerriero, di uomo completo. Dall'altro lato abbiamo infatti Indian. 1991, tra l'altro, è un anno critico per la musica, è uscito Nevermind. Nel 1993 cosa accade? A livello mondiale la dance sconvolge le classifiche e parte dall'Italia questo rumore, questo altro modo di concepire la musica per riempire le piste invece degli stadi, per suonare in modi che non erano mai stati sentiti, in tanti si adeguano. Nel 93, quindi, i Cult prendono una canzone inno del loro album nero, che è She Sells Sanctuary, e la fanno remixare da quattro ingegneri del suono diversi. Ingegneri li chiamo io, perché comunque si tratta di rielaboratori di suoni altrui. C'è anche il pezzo puramente dance da ballare in pista, da Gothic Club, no? Non tanto Bad Cave, io preferisco cose più sintetiche, comunque. Tuttavia, gli screzi tra cantante e chitarrista proseguono, la band è sull'orlo dello split, nonostante tutto riescono ancora a fare questo. E qui abbiamo di nuovo un'audiocassetta. In copertina, su sfondo bianco, un bel caprone con quattro corna, non so dove siano andati a prendere questa bestia, comunque. Titolo omonimo, The Cult, che contiene Star, il singolo con tanto di video, molto bello. Sacred Life, Be Free, Universal, You, Emperor's New Horse. Saints Are Down, Gone, Coming Down, Real Girl, Black Sun, Naturally High e Joy. Ecco, questo è un album che si può tranquillamente definire grunge. E il tentativo di agganciarsi alla cordata, alla ondata di suono alternativo che, senza saperlo, avevano anticipato di una decina di anni proprio loro. E poi il grande successo, il botto, lo hanno fatto band più giovani. Ecco, loro fanno Black Sun, i Soundgarden avevano fatto Black Hole Sun. Ci sono dei parallelismi. Gone, guardate che singolo strano che hanno prodotto per quella canzone. Una serie di immagini bicromatiche, graffiti di strada, la busta scritta a pennarello sembra, e invece è il testo della canzone che è sulla busta di plastica. Ecco, questo rifiuto dei glitter, questo ritorno ai graffiti per strada, questa ricerca della sofferenza legata alla vita di tutti i giorni. Purtroppo e per fortuna ha rimesso in chiaro che la vita delle rockstar non è tutta rose e fiori, che la musica non è sempre solo successo, che c'è da ingoiare bocconi amari, da sputare sangue, da soffrire. I Cult sono fortunati perché, nonostante i loro fallimenti, hanno un pubblico che ha sempre continuato a seguirli strenuamente perché sono una delle loro bandiere. Minori, non saranno i Queen, non saranno i Beatles, ma vengono comunque da lì. E quindi nel 1995 vengono celebrati da una grande raccolta. Pur non sembrando un'operazione commerciale, ottiene il risultato oltre lo sperato perché dopo un album così controverso come The Cult del 94, l'anno dopo abbiamo nei negozi Rare Cult, che va a riprendere dei brani che erano stati preparati per quello che doveva essere il terzo album, intitolato Peace, Pace, e invece poi, non soddisfatti della produzione, tolsero
l'album dal banco di lavoro, riregistrando da capo tutto quanto con un nuovo produttore, ottenendo Electric. Ma Peace rimase nel cassetto. Rare Cult, abbiamo sopra il Love Removal Machine con il remix di Peace, quindi che suona in un altro modo, molto più morbido, molto più onirico. Faith Heller, ED in acoustic version, Spanish Gold, Love Trooper, The River, Number 13, The End Sky, tutti i pezzi che non erano mai stati sentiti. E quest'album, che è comunque di materiale rimaneggiato ma vecchio di 10 anni, raggiunge il numero 1 in Gran Bretagna, solo in Gran Bretagna. Questo poi è il loro Canto del Cigno. Si separano le strade di Ian Ashbury, che mette su gli Holy Barbarians, con cui incide un paio di album, poi inciderà anche un album solista, mentre Billy Duffy, il chitarrista, si cimenta in una serie di produzioni minori e tenta un sacco di strade diverse, nessuna delle quali ottiene un reale riscontro di successo per quel che riguarda le vendite, mentre succederà poi successivamente a Ian Ashbury di venire scelto come cantante della reunion dei The Doors. E tuttavia, forse per problemi di copyright, viene rinominato il tour in Riders on the Storm. Questo accade nel 2002. Due anni prima, nel 2000, viene trovato il modo di riportare i Cult in classifica con un'altra raccolta, titolata questa volta Pure Cult, che raccoglie tutti i singoli dall'84 al 95, e io questo CD l'ho veramente consumato. Dopo questa raccolta, comunque del 2000, per riprendere il discorso, nel 2001 esce Beyond Good and Evil, che sancisce la reunion, anche se non c'è mai stato uno split ufficiale, diciamo nella realtà dei fatti si ritrovano Billy Duffy e Ian Ashbury in studio per realizzare questo album di ben 12 tracce, che contiene War, The Saint, Ride, Take the Power, Breath, Nico, American Gothic, Ashes and Ghost, Shape the Sky, Speed of Light, True Believers e My Bridges Burn. Ecco, quest'album è di nuovo prodotto da Bob Rock e contiene tutte tracce perfette. Scorre veramente rapido. La stranezza è il tipo di sound ultramoderno che viene riversato sulle tracce, che lascia un po' di stupore quando si mette sul disco, perché suona forse persino troppo bene. Manca quella parte di sound 70 che mi aspettavo io. In copertina abbiamo questo fiore che però incrociato con il tamburo di una pistola, un po' un'immagine aggressiva. Atlantic Records è stato supportato, è stato pubblicizzato, insomma una buona campagna di supporto promozionale, e anche quello che ha portato all'unica copertina di tutte le riviste che ho di rock. Ho trovato solo un vecchio numero di Psycho, giugno 2001, il 49, dove c'è la band ridotta a tre elementi con Matt Sorum, Billy Duffy e Ian Ashbury, appunto, coi capelli corti, mentre lui è sempre stato famoso per avere una chioma lunga e fluente nera. Passano ben 6 anni finché non decidono per l'ennesima volta di produrre un album, e quindi abbiamo Born Into This, una rinascita. Con questo è un disco strano. E io ho preso la versione Savage Edition con questo lupo stilizzato, due ossa incrociate che colano sangue. Dentro c'è una di quelle immagini ottenute spezzando un'immagine, incrociandola più volte, una foto. Questa dovrebbe essere, penso, una tigre. The Cult scritto in fucsia, che non è di certo il loro colore emblematico. Abbiamo il disco nero e il disco bianco, questo che forse è il loro concetto di mortalità. L'album, devo dire che è molto molto strano, con una serie di pezzi, posso definirli sicuramente originali, ma è piuttosto impersonale. Hanno anche approfittato, grazie a questo album, per fare un grande tour, che è poi quello che ha toccato l'Italia. Dopodiché, come si dice, morta lì. Nel 2012 abbiamo l'ultimo fuoco di fila. Allora, avevate visto Ceremony? Bene,
Nel 2000, nel 2012, il bambino è cresciuto e sulla copertina di Choice of Weapon, scelta dell'arma, c'è questo indiano già di una certa età, con le rughe intorno agli occhi, bello bardato per il freddo, che sfidato a duello deve scegliere l'arma per sostenere una battaglia. E qui il disco ha ascoltato con attenzione. Devo dire che è pesante, ha bisogno di successivi riascolti per venire metabolizzato probabilmente. Vi leggo i titoli: Honey from a Knife, Elemental Light, The Wolf, Forse l'animale totemico del cantante, Life, Death for the Animals, Amnesia, Wilder Than Now, Lucifer è il singolo che ha anticipato l'album, A Pale Horse. This Night in the City Forever. Allora, che cosa ho notato? La stanchezza nella voce del cantante, che in certi punti stona veramente. Il fatto che abbia superato i 50 anni, adesso ha probabilmente lasciato il segno sulle corde vocali, nonostante la rielaborazione in studio, si sente proprio che non ha più la voce di prima. E ragazzi, sta invecchiando purtroppo. Però i brani sono particolari, riprendono proprio un discorso iniziato, sospeso, ricominciato, risospeso, anche questa volta continua con questa ricerca. E se posso definirlo, questo è un album pro animals, WWF, dalla parte degli animali, della terra che viene distrutta, consumata, danneggiata a più riprese dalla nostra intraprendenza industriale. Ian si schiera dalla parte della natura selvaggia, da non contaminare ulteriormente, da salvare, da conservare, con quel rapporto che avevano le antiche tribù, che non ci sono più, nei confronti del mondo. Forse è di moda, pensiamo a tutti coloro che scelgono l'alimentazione vegana, quelli di Greenpeace. Dal punto di vista musicale non credo che si possa far molto, ma se non altro non è superficiale. Massimo rispetto da parte mia. È un modo coraggioso di tornare sulla scena che non ha avuto risonanza da parte del pubblico. Nonostante tutto, la discografia del culto è lì, il Southern Death Cult non muore. E io continuerò ad ascoltarmeli. Video un po' sottotono oggi, come vi ho detto, ho le mie difficoltà, abbiate pazienza, per cui per il resto cercherò la prossima volta di essere ancora più oscuro. Andiamo giù, continuiamo la discesa. E è tutto, vi saluto. Sono un po' pretenzioso oggi, vero? Sì, però dovete anche capire che la mia vita nel giro di un mese è un po' cambiata, poco, però comunque la sto metabolizzando pian piano e questo si ripercuote anche sui miei ascolti. Puoi avere soldi, carriera, successo, ma anche se non ce la fai, la musica rimane, i sentimenti rimangono, la voglia di provarci, di andare, di dimostrare qualcosa nonostante tutto, anche da perdente, anche da sconfitto, è sempre lì. E quindi il rock and roll è la musica dei perdenti, non dei vincenti. Per tutta una parte di fruitori, no?